Ma credo che sia una cosa molto normale che l'Avellino deve trovare la forza per ripartire subito, perché siamo soltanto alla prima partita di campionato. Ovviamente noi calciatori sentivamo questa partita soprattutto per l'importanza della piazza, no? Che chiedeva molto, diciamo, molto impegno per cercare di portare a casa un risultato positivo e regalare una gioia a questi tifosi. Purtroppo l'impegno c'è stato, credo che si sia anche visto in gran parte della partita, però ovviamente diciamo, siamo tornati a casa senza punti, ovviamente diciamo, pesa di più. Ma sicuramente non è questo un ostacolo che ci può abbattere, perché abbiamo altre partite molto più importanti della Salernitana, quindi dobbiamo guardare soltanto avanti. Beh, ci siamo ritrovati ieri veramente. E, diciamo, già oggi stavamo incominciando già a pensare al Modena, visto che già ieri abbiamo avuto modo di parlare un po' della Salernitana, della partita, dove ci sono stati degli errori, perché delle partite le perdi soltanto se ci sono degli errori, no? E in pratica, da questi errori sicuramente possiamo soltanto farne beneficio e crescere e cercare di sbagliare il meno possibile nelle prossime partite. Beh, come dicevo prima, ci sono stati degli errori ovviamente di tutti e 11 giocatori, 13 quanti siamo stati chiamati in causa. E dobbiamo cercare di migliorare la fase offensiva e la fase difensiva sicuramente, perché non siamo stati perfetti, per questo abbiamo perso la partita, ma come dicevo è sempre, diciamo, non è quasi sempre uno svantaggio, nel senso che da queste cose si può pure migliorare. Poi bisogna esaltare anche la qualità della Salernitana, dove è stata più cinica sicuramente di noi, perché credo che io non ho visto nemmeno quanti tiri in porta abbiamo fatto, ma credo che ne abbiamo fatto qualcuno in più noi, ma non siamo stati abbastanza cinici. Questo non vuol dire che nella prossima partita non lo saremo, ma sarà soltanto una cosa per migliorarci, no? E credo pure, voglio sottolineare una cosa, che secondo me un'altra squadra, altri 11 giocatori che vanno a giocare un derby così sentito a Salerno, dove è una neopromossa, uno stadio veramente da fare i complimenti. Credo che altri 11 giocatori stavano ancora chiusi nella loro porta e noi ci siamo andati a giocare questa partita a viso aperto, senza avere paura di nessuno, creando le nostre occasioni e mettendogli non poca paura, ma moltissima paura. Quindi io sono contento insieme ai miei compagni di aver disputato questa partita a viso aperto e con coraggio, con quello che abbiamo sempre dimostrato e che l'Avellino ha sempre dimostrato di avere, coraggio in campo e mai arrendersi. Quindi credo che con questi valori qui l'Avellino non ne perderà molte di partite. Beh, credo che si sia vista una partita con dei ritmi altissimi, no? Credo fino al 70esimo e passa, no? Poi ovviamente c'è stato un calo fisico da entrambe le squadre, poi c'è stato il loro vantaggio dove magari hanno cercato di addormentare un po' la partita, no? C'è pure un po' di esperienza delle squadre, quando si va in vantaggio cercano di portare il risultato a casa. Però credo che la partita veramente abbia valso il prezzo del biglietto che tutti si aspettavano di vedere uno spettacolo importante. E credo che entrambe le squadre abbiamo dimostrato di divertirci. Ah, io credo che queste valutazioni ovviamente diciamo, non spettano nemmeno a me in realtà. No, il parere che posso dare io è che le occasioni che abbiamo avuto, se le sfruttavamo, potevamo giocare pure con tre attaccanti e facciamo ugualmente i gol. Non è questo che secondo me ha determinato la partita, perché anche se giocavamo con quattro attaccanti abbiamo creato le occasioni il doppio degli attaccanti che c'erano in campo. Pure capisce che mi sono spiegato che voglio dire. Credo che abbiamo creato intorno alle 10 occasioni gol e non le abbiamo sfruttate, è stato un demerito nostro, come diceva prima il collega. Ma sicuramente non c'è da sparare sulla Croce Rossa, nel senso che è finito il campionato, è finito il mondo. È una partita con la Salernitana, con tutto il rispetto, ma noi guardiamo avanti, non ci giriamo a guardare il campionato della Salernitana. Questa è l'intenzione.
non... Diciamo che c'è stata qualche disattenzione nostra di squadra, per questo abbiamo preso il gol. Mi riallaccio al discorso che ne abbiamo parlato anche ieri con l'allenatore. Quindi non c'è stata una cosa di non capirci nulla, ma soltanto un errore tattico, diciamo, che abbiamo sbagliato noi in campo. È una cosa che si può migliorare, non è una cosa che resterà nel tempo. Ricordiamo pure, diciamo, che mi sono mangiato un grande gol all'andata, te lo ricordi? Ma si è partita piano per poi arrivarci, no? Beh, sicuramente cercheremo di non commettere qualche errore che abbiamo fatto, diciamo, nella partita precedente e proveremo in tutti i modi a portare la vittoria a casa davanti al nostro pubblico e ripartire con il piede giusto il nostro campionato. Io credo che questo forse è il quinto o il sesto campionato che faccio in Serie B e credo che questo qui sia il campionato più difficile sia per chi deve vincere il campionato sia per chi si deve salvare. Credo che questo campionato sia molto molto difficile e quindi dobbiamo restare molto umili, lavorare tanto e cercare di fare quanto più punti possibili. Fino alla fine, poi tirare le somme, senza tanti se e senza tanti ma, perché non servono quasi a noi.